Sindacati, lavoratori, famiglie, sindaci, politici, ARCI, ANPI sono tornati a festeggiare il 1° maggio in piazza. A Prato, come da tradizione, dopo la messa in Duomo, il corteo è partito da Piazza Mercatale per raggiungere Piazza delle Carceri, dove gli interventi si sono concentrati sul tema della pace e del lavoro. Al lavoro per la pace, sono due cose che in questi periodi si stanno intrecciando fortemente. Perciò noi oggi abbiamo voluto portare qui la solidarietà al popolo ucraino, la necessità di una fermata della guerra immediata. Nello stesso tempo c'è un tema del lavoro che ci interroga, ma anche il tema del non lavoro. C'è una ripartenza che si sta affacciando, però c'è bisogno di un patto sociale che coniughi questa ripresa, che faccia di sintesi tra quelli che sono le necessità e i bisogni delle reciproche categorie, associazioni datoriali e sindacati. Un distretto che dopo la pandemia è ripartito, ma ora rischia una nuova frenata. Nel quarto trimestre del 2021 una crescita importante, che però non aveva permesso al distretto di recuperare, diciamo, la produzione industriale del 2019. Da un punto di vista occupazionale teniamo, il punto è che le prospettive che ci sono nel 2022 al momento non rassicurano e quindi non consentono di capire quale possa essere lo sviluppo del territorio. Nella festa del 1° maggio non si poteva non parlare di sicurezza e occupazione, con un'attenzione particolare ai giovani. Le tante forme contrattuali vengono utilizzate in maniera scorretta, si assume persone a part time a 4 ore e si fanno lavorare 10, 12, si assume ragazzi come apprendisti ma poi gli si fa fare tutt'altro, c'è poca formazione, insomma il quarto stato è rappresentato da purtroppo da una platea di persone che, diciamo, come allora ha ancora bisogno dell'intervento dei sindacati e della politica e, diciamo, delle associazioni per far sì che i loro diritti vengano riconosciuti appieno.